Quanto ho sentito questa sera è molto interessante. Il crowdfunding è un tema che mi è piuttosto familiare, avendo contribuito anche personalmente a scrivere le norme che poi sono riferite nel testo unico della finanza e che riguardano l'equity crowdfunding, cioè quello commerciale, quello di investimento, per così dire. Poi personalmente ho avuto un'esperienza invece di natura laterale, chiamiamola così, che è consistita nell'attivazione di ricerca di sponsor per l'associazione che io presiedo e di cui Arianna Lisinota è la vicepresidente, e cioè per l'associazione alunni del Ghislieri di Pavia, che penso tutti conosciate, è un'istituzione importantissima, un ente di alta formazione culturale, come tale riconosciuta dal MIUR, che sforna e ha sfornato eccellenze in vari settori. Bene, noi annualmente organizziamo, ormai l'anno prossimo compiremo 10 anni in questo evento, una manifestazione, ma sarebbe più corretto dire una cerimonia a tutti gli effetti, che si chiama Premio Ghislieri, cioè premiamo uno dei nostri più giovani, più brillanti alunni e un suo omologo, ormai che ha raggiunto un dato livello di affermazione sociale, culturale, imprenditoriale, professionale o scientifica nel corso di una cerimonia che si svolge il primo giovedì di ottobre. Ebbene, da 4 anni a questa parte, da quando presiedo questa fondazione, questa associazione e gestisco questo premio, mi sono dovuto misurare con un problema ovvio, che è quello dei costi, perché organizzare bene un premio come questo, che implica il lavoro di circa una trentina di persone, per 2 ore e mezza di virgolette spettacolo, ha un costo ovviamente che non può gravare assolutamente sull'associazione, ma deve in qualche misura autofinanziarsi. E qui io ho cercato evidentemente di raccogliere un consenso da parte del mondo imprenditoriale, quindi andiamo nel settore parallelo, che è quello del mecenatismo. Il crowdfunding ha un grosso vantaggio: polverizzando quella che è la raccolta, si riesce in qualche modo a migliorare la base di raccolta di denaro, ma però ha 2 grossi svantaggi, cioè da un lato che le cifre normalmente sono molto basse, questo perché esiste una legislazione fiscale in Italia finalizzata su questo profilo. Col terzo settore e con le nuove normative che sono in procinto di entrare in vigore, se e quando verrà istituito questo benedetto registro, questo vantaggio sarà sicuramente maggiore. E l'altro svantaggio è che ovviamente chi partecipa a una singola iniziativa poi magari non partecipa a un'altra, cioè non si crea una vera e propria fidelizzazione del finanziatore, cosa che invece si può ottenere con lo sponsor. Allora, con lo sponsor quali sono le 3 parole magiche? Sono 3: progettualità, restituzione e fidelizzazione. Progettualità perché? Perché io me ne sono reso conto nel negoziare, diciamo, le sponsorizzazioni di questo premio, come oggi sia molto cambiato il mondo della sponsorship. Forse in tempi di maggior benessere economico diffuso era molto più semplice raggranellare fondi anche per una moltitudine di eventi. Oggi gli sponsor tendono ad essere molto più selettivi. Seconda parola, restituzione. Una volta non succedeva, si chiedeva alla grande banca, alla grande ente di turno di dare una contribuzione, lo faceva, gli bastava vedere il suo marchio. Oggi invece lo sponsor richiede per forza una restituzione, vuole qualcosa indietro. Ecco perché noi abbiamo trasformato quella che era, almeno come l'avevo raccolta io, una cerimonia piuttosto tradizionale, diciamo, una sorta di conferimento di laurea honoris causa, in una sorta, tra virgolette, sempre si è inteso, di spettacolo, cioè si è dato una dimensione più spettacolare all'evento, e in questo modo soprattutto si è trovato occasione e mezzo per ringraziare pubblicamente gli sponsor. Ricordate sempre che quando avete dei mecenati, desiderano essere ringraziati. C'è poco da fare, non basta lasciare il loro marchio, perché è un qualcosa di più. Poi tutto questo rimbalza anche su altri strumenti di comunicazione. I marchi non vanno solo sugli striscioni, devono finire anche sulle singole locandine, devono finire sui biglietti d'ingresso, sui pass d'ingresso, nei comunicati stampa. Insomma, c'è tutta un'attività a cui oggi, ripeto, lo sponsor è molto più attento che in passato.